Siamo stati al sit-in di protesta contro la chiusura del centro nascita dell'ospedale San Raffaele e abbiamo deciso di non fare un servizio dove si commenta quello che si è detto durante questo sit-in, ma lasciare direttamente la parola agli interventi, non prima però di trarre un giudizio riguardo a quella che è stata la giornata. Poca gente della società civile è intervenuta, nessuno è salito sul palco a dimostrare le proprie ragioni e la politica è tutto il personale amministrativo e direzionale della San Raffaele hanno palesato la loro mediocrità. Io già nei primi settembre, quando ho saputo della paventata chiusura del punto nascita di Cefalù, mi sono messo in allarme e ho convocato tutti i sindaci del distretto 33, di cui fanno parte Castelbuono, San Mauro, Campovici e Roccella, Lascari, mi piace nominarli, Gratteri, Bisnello, centri che sono molto distanti, diciamo, non solo da Cefalù ma soprattutto da Termine Imerese. Noi negli ultimi anni, quindi, ho convocato questi sindaci per protestare contro questo paventato decreto dell'assessore Russo, che non tiene conto di quello che sono le caratteristiche del nostro territorio, tiene soltanto conto dei numeri. E se tiene conto dei numeri non capisco come consideri Cefalù un punto nascita da chiudere quando negli ultimi anni abbiamo avuto un trend positivo, cioè i parti sono stati in aumento da 280. Siamo arrivati a 480 e quindi è da chiudere Cefalù con questo trend positivo, mentre Termini Imerese, dove i parti sono diminuiti da 600 a 450, deve rimanere aperto. Cefalù è un punto nascita che non si può chiudere, non si può chiudere perché abbiamo le carte in regola per poter affrontare un parto, soprattutto come hanno detto i colleghi precedentemente, i colleghi medici, anch'io sono un medico, hanno detto che noi siamo forniti di banca del sangue, della neonatologia, dell'assistenza anestesiologica prima del parto, durante il parto e soprattutto nei primi minuti dopo il parto, cose che Termini Imerese non ha. Io ricordo a tutti che Cefalù nel periodo estivo, luglio e agosto, raggiunge circa 80.000 presenze e tra queste presenze ci sono anche persone che sono delle partorienti e togliere a Cefalù anche questo punto nasce per me come sindaco della città è qualcosa di deleterio, perché spesso vengono anche delle partorienti, fanno le loro vacanze però vengono qui tranquillamente perché sanno che a Cefalù trovano un punto nascita che può risolvere quello che è la loro gravidanza e potete partorire. E allora noi tutti assieme, tutti i sindaci, dobbiamo protestare ma in maniera energica, ma soprattutto deve protestare, deve farsi sentire il presidente dell'ospedale San Raffaele che rappresenta il presidente della regione siciliana. Quindi io sarò assieme agli altri sindaci del distretto 33, assieme ai medici e anche al presidente Cirillo, faremo una battaglia forte che può andare al di là di quella che diciamo la battaglia tra virgolette pacifica, perché Cefalù non si può chiudere, questo è diciamo un colpo di mano che sia Cefalù che il territorio delle Madonie non può sopportare, quindi tutti assieme dobbiamo diciamo incontrarci. E tra l'altro volevo informarvi che ho mandato un fax al presidente della regione dove invitavo il presidente a convocarci e a giorni mi hanno detto che ci convocherà tutti i sindaci del distretto 33, dove quindi lì possiamo in un certo qual senso poter portare avanti la nostra. La sanità in Sicilia dal 2008 a oggi è stata affidata esclusivamente al cinismo dei numeri che ha soverchiato la salute dei cittadini siciliani. Un trend positivo come quello dell'ospedale di Cefalù relativamente alla natalità, che è a 480 unità e che quindi è a 20 unità da quanto previsto
da tutti i protocolli, e che quindi significa che l'anno prossimo Cefalù quasi certamente sarebbe arrivata a superare le 500 unità, significa non dare alcun peso all'aspetto sanitario, all'aspetto medico, ma solo all'aspetto politico. E allora perché, come giustamente diceva il sindaco prima di me, Termini sì e Cefalù no? Perché a Termini probabilmente c'è qualcuno che in questo momento ha più potere politico di chi invece a Cefalù non ne ha? Questa cosa è odiosa e noi non la possiamo accettare, tanto più quando viene da un assessore alla sanità che è stato appena sfiduciato dal Parlamento siciliano. Ma non è tanto sulla sfiducia che io vorrei farvi riflettere per qualche secondo, perché sarebbe bastato che il Partito Democratico, che appoggia il governo lombardo e quindi anche l'assessore Russo, fosse entrato in aula per difendere il proprio assessore, cosa che non ha fatto. Ma niente di più. Il 7 ottobre il Partito Democratico ha organizzato una grande convention a Palermo sulla sanità che vogliamo, così si intitola. Questo significa che la sanità che vogliamo e che spiegherà il Partito Democratico il 7 ottobre non è né quella di Russo né quella di Lombardo. Allora, rispetto a questi dati oggettivi, io chiedo semplicemente all'assessore alla sanità di far tornare a prevalere la ragione, di fermarsi. Egli è un assessore sfiduciato tanto dal centrodestra quanto dal centrosinistra. Si fermi un attimo, torni a fare quello che non ha mai fatto, e cioè stare in mezzo alla gente, stare con gli amministratori locali, comprendere quali sono le esigenze del territorio, perché in un momento storico come questo, nel quale si vuole chiudere Petralia, che anzi è lì per essere chiuso, e si vuole contemporaneamente chiudere Cefalù, significa fare uno sfregio a questo comprensorio che chi per me pensa a Cefalù come la perla del comprensorio palermitano, che come chi per me pensa che Cefalù stia a Palermo come Taormina sta a Messina, è assolutamente inaccettabile. Per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, saremo vicini a coloro che vogliono fare una battaglia di civiltà prima che una battaglia politica, per dimostrare che qui non c'entra niente l'aspetto elettorale, perché non abbiamo campagne elettorali da celebrare, ma c'entra soltanto la volontà di preservare quella poca sanità d'eccellenza che, nonostante Russo, in Sicilia continua a resistere. Una riflessione politica, perché il problema è politico. Ha gli stessi numeri di Cefalù. È stato detto, Termini non viene chiuso, Cefalù sì. È ovvio che è una scelta politica. C'è stato qualcuno che ha un'influenza maggiore al governo regionale e che ha probabilmente la stessa tessera di partito, che non ha invece chi ha voluto e chi ha difeso con i denti negli anni passati questa struttura, che oggi è riconosciuta un'eccellenza. Un altro esempio ancora, Corleone e Petralia, sono due comuni di difficile, arrivo morfologico per le tante donne che devono partorire. Corleone va in deroga, Petralia non va in deroga, anche lì non posso non pensare che qualcuno si è consegnato a Corleone, e Petralia ha invece mantenuto una sua dignità, perché la sanità non è politica. Appartenenza o a quanti sei. Io credo che soprattutto da coloro che ci fanno lezioni di morale e di come oggi viene fatta la politica in questa regione, attaccando costantemente il passato, e cioè il governo che fa, oggi si fa peggio. Oggi, se tu non hai la testa di determinati partiti, non sei neanche ricevuto in nessun assessorato. Allora, non da politico ma da cittadino, tutto questo mi fa schifo. Non ho mai accettato nel passato queste logiche e non possono essere accettate oggi. Quindi io ritengo che tanti sindaci che sono anche qui presenti, cioè il sindaco di Cefalù, con te in testa,
si potrebbe andare a Roma, ci si potrebbe far ascoltare dal ministro, che ha il piano di rientro, alcuni tagli devono essere fatti. Però dico, ma perché devono essere dei tagli orizzontali, taglio le eccellenze, Cosma Cefalù, e taglio le schifezze che ci sono in regione, e non possono essere dei tagli verticali? Si abbia il coraggio di chiudere quelle strutture che non funzionano e che fanno morti costantemente, che leggiamo nei giornali quotidiani spesso, e si salvano, anzi si potenziano le strutture d'eccellenza, tra cui anche quelle, anche la struttura che c'è a Cefalù. Io penso che il governo nazionale non può che darci, diciamo, man forte a questa strada. Se ha il piano di rientro, lo prevede determinate chiusure, ma devono essere meritocratiche e non spalmate a pioggia. Questa struttura nel giro di pochi anni ha raddoppiato i suoi quarti, ha fatto investimenti pubblici, ha comprato macchinari, ha assunto tantissimo personale, offre un servizio che veramente siamo inattivo come mobilità attiva nella nostra regione. Non è possibile farcelo chiudere solo perché qualcuno ha avuto la voce più alta della nostra. Dobbiamo farci sentire, dovete farci sentire con te in testa. Grazie Presidente, buongiorno a tutti voi. Ma la colpa dello scadimento, Giovanni Meli, ce l'ha il Presidente, perché ha dato la parola ai politici. Se ci limitavamo a un discorso tecnico, io credo che la cosa andava forse verso il binario giusto. Io non voglio fare l'antipolitica, perché poi quando Della Valle compra una pagina di giornale e scrive quello che scrive, non dobbiamo lamentarci. Se noi continuiamo a scaricare i politici del centrodestra, diciamo che la colpa è del governo Lombardo. Quelli del centrosinistra, giustamente, dicono che la colpa è del governo Berlusconi. Io dico che la colpa è di tutti e due i governi, perché è la politica che non c'è più, è la politica che non c'è più. I comuni hanno tagli terrificanti, non riescono più a garantire i servizi essenziali. Per cui io dico, la battaglia, e ritengo che la cosa giusta l'abbia detta il senatore Vicari, perché il problema è lì, non bisogna assolutamente permettere che chi ha responsabilità di governo faccia tagli indiscriminati in linea orizzontale. Chiedo. Scusate, non scadete per favore nel banale, cortesemente. Ma che è successo? Capricciotti, non diamo spettacoli indecenti, perché poi si Toni, basta, Toni. E allora dico che la cosa interessante l'ha detta la senatrice Vicari, perché al di là delle questioni che riguardano poi i tagli o meno agli ospedali, c'è una politica che tende a tagliare orizzontalmente, indiscriminatamente, senza tenere conto poi del